Tanto atteso quanto partecipato, il Consiglio Comunale monotematico sulla sanità, alla presenza a peso del Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, ha ribadito il lungo elenco di criticità ospedaliere lamentato dagli ordini del giorno dei consiglieri comunali e sottolineato dal Sindaco Matteo Ricci, a cominciare dal tema del nuovo ospedale di Pesaro. Il presidente Acquaroli si è presentato all'appuntamento in solitaria, stigmatizzando la qualità delle intenzioni su Pesaro e in particolare su Muraglia, a cominciare da un ospedale che sarà tutt'altro che un ospedaletto, bensì avrà il più alto degli stanziamenti della politica sanitaria regionale. Investiamo 150 milioni, che è la cifra più importante, la somma più importante che la Regione Marche abbia mai destinato ad un'opera pubblica, per garantire una grande struttura su cui basare la sanità del futuro della città di Pesaro, ma anche della provincia di Pesaro d'Urbino. Una risposta al sindaco Ricci che, dopo aver rivendicato la scelta di Muraglia quale frutto di una proficua mediazione d'accordo con lo stesso Acquaroli, ha invocato dal nuovo ospedale un salto di qualità richiesto dalla seconda città delle Marche. Il contenuto, partendo dal presupposto che noi non siamo soddisfatti per niente di come va l'ospedale. L'ospedale di Pesaro è un ospedale discreto. Io non voglio parlare male del nostro ospedale, perché non lo meritano i medici, non lo meritano gli operatori, sarebbe sbagliato. Ma è un ospedale discreto, non è l'eccellenza che noi vorremmo. E purtroppo non è che lo dico io, opinione più o meno da prendere in considerazione, lo dicono i dati, perché la mobilità passiva negli ultimi anni è aumentata, non è di meno. Noi non siamo diventati più attrattivi, siamo meno attrattivi, e tanti cittadini del nostro territorio continuano a scegliere l'Emilia Romagna per curare anche malattie o per fare interventi non così eccezionali. Pressing sul contenuto, ma anche sul cronoprogramma, ancora non chiarito e richiesto nuovamente dallo stesso sindaco. Il cronoprogramma della realizzazione del nuovo ospedale è un elemento fondamentale anche per la gestione. Uno dei problemi che abbiamo avuto negli ultimi 10 anni è che avevamo l'obiettivo di fare un nuovo ospedale e nel frattempo dovevi gestire un'azienda su perplessi. Quindi la tempistica nella quale si realizzerà il nuovo ospedale, anche visti i vari spostamenti propedeutici che devono essere fatti, è fondamentale anche per capire come gestire questa fase di transizione. Mobilità passiva sulla quale Acquaroli ha allargato il tiro di un problema regionale. È un problema di tutte le Marche, qui è un problema accentuato, stiamo cercando di capire dove la mobilità passiva nasce, se nasce nella ricerca delle eccellenze o se nasce nella ricerca di quei servizi, di quelle risposte di immediatezza, di territorio, e questa risposta è importante per noi perché un conto è cercare di risolvere il problema in una fattispecie, cioè quella del fornire servizi di eccellenza, interventi di altissimo prestigio e pregio, oppure se cercare invece anche di dare quelle risposte alla quotidianità. Io temo che il problema sia proprio in questa seconda parte, cioè dove il territorio che è venuto a mancare in questi anni, la scarsità e la carenza delle risposte che il territorio riesce a dare, portino i nostri cittadini, concittadini, a rivolgersi in strutture fuori dalla nostra regione. Infine, il Consiglio Comunale ha esternato la forte preoccupazione per le carenze di personale a Marche Nord. Nell'azienda Marche Nord il personale è aumentato in questi ultimi 2 anni, ma il problema è che il personale è aumentato meno di quanto sia aumentata la domanda di servizi.